Anticipo della 18ª di Serie A per Bisceglie e Lazio. Nerazzurre alla ricerca della prima vittoria del 2020, biancocelesti desiderosi di sbloccarsi in trasferta dopo 3 mesi. Amici Puglia 5, benvenuti al Paladolme da parte di Davide Menolascina. Si sgancia Greco, il pallone invece va da Vanessa che prova la conclusione. In qualche modo il pallone finisce in porta dopo 14 secondi. Lazio avanti al Paladolme. L'alzata dalle parti di Oselame che deve uscire, attenzione alla deviazione di Vichy. Nicoletti non si fa superare, attenzione perché è un 2 contro 1 promettente. Nicoletti verso il secondo palo, Ion calcia verso Taninia sulla destra, calcia verso il secondo palo. Nicoletti alza la palla a cercare Marino che aspetta il rimorchio. Marino poi la gira verso Nicoletti. Lancio profondo di Oselame all'interno dell'area di rigore. Sul secondo palo c'è Greco che prende un palo clamoroso da 2 passi. Taninia per la conclusione restituisce il pallone, arriva Buzignani, destro, parato, cerca la palla verso il secondo palo, arriva Beita, palla respinta in qualche modo, Pereira, palla centralmente verso Taninia, brava Nicoletti che adesso dà vita a un contropiede per il Bisceglie, attenzione, la palla per Nicoletti, palla messa dentro, Matijevic, pareggia Tomislava Matijevic, 1-1 al 17esimo del primo tempo. Oselame a rinvio, molto profondo, palla alzata, attenzione al colpo di testa di Vichy all'indietro, riceve ancora Greco, può aprire nuovamente il destro esterno della rete con una deviazione. Buzignani che poi può distendersi, 2 contro 1 Bisceglie. Buzignani vuole fare tutto da sola, c'è Nicoletti a spazio, cerca per la conclusione Oselame, brava a tenere lì il pallone. Taninia prova il tiro, lancio profondo di Castagnaro, palla verso il secondo palo, la manda sull'esterno della rete Taninia che poi sposta il pallone nel momento in cui Oselame lo stava prendendo con le mani in stile quarterback, anzi no perché il pallone è uscito prima e non in rimessa dal fondo, allora Castagnaro deve rinviare con i piedi, palla in profondità ma non c'è più tempo, suona la sirena, finisce 1-1 tra Bisceglie e Lazio, secondo pareggio consecutivo per le padrone di casa.